Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Come sempre facciamo il nostro post per raccontarci un po' quello che ci siamo detti questo martedì. Eravate tantissimi, primo appuntamento dopo la pausa, diciamo così, delle vacanze natalizie. Oh, dicevo, eravate in tantissimi, abbiamo parlato di buoni propositi per il 2023 e insomma il mio primo proposito è quello, come vi dicevo, di fare un po' il cambio stagione, anche perché insomma ho ancora tutti gli scatoloni, tutte le cose fatte e vado praticamente a tirare ogni volta fuori le cose che mi servono e questo non va bene, non va bene. Abbiamo parlato anche un po' del tempo perché oggi era veramente un tempo bellissimo, anzi, tra le altre cose, devo dire che sembrava quasi, quasi, quasi primavera, almeno qui da noi, il cielo è limpidissimo, si vedono le montagne bellissime, poca neve purtroppo, ahimè, anche perché in questi giorni da noi c'è stato il phon e che quindi ha spazzato anche un po' via e ha sciolto per il vento caldo, però insomma si spera che in qualche modo inizi a fare l'inverno che deve essere fatto e quindi anche con la neve, soprattutto in montagna. Detto questo, molti di voi appunto mi hanno anche raccontato un po' dalle loro parti com'era la temperatura. In Sicilia, insomma, non era bellissimo, piovigginava. In realtà a Roma invece c'era il sole e faceva freddo, a Reggio Emilia c'era il sole, si stava bene, e poi ad esempio anche a Milano, verso il Parco del Ticino, come mi diceva anche Megana Turista, insomma si stava benissimo, anche lì si vedeva addirittura la Certosa a 30 km di distanza. Questo per farvi capire quanto oggi veramente il tempo è molto bello, è molto primaverile, oserei dire. Abbiamo parlato di cosa? Beh, intanto abbiamo passato anche dei brani che avete richiesto, abbiamo messo un brano dei Nomadi, poi abbiamo passato Ossessione Avventura, dove qualcuno di voi insomma ha detto che preferiva alle volte addirittura Tiziano Ferro piuttosto che quel brano e beh, però sono brani che insomma hanno fatto ballare e in qualche modo ognuno di noi ha legato un proprio brano. Abbiamo ricordato, dicevamo, alcuni buoni propositi, uno di questi è anche quello che non siamo riusciti a fare proprio nel 2022, ovvero realizzare quel libro che vi dicevamo, dove raccogliamo insomma tutte le vostre, diciamo così, i vostri consigli, le fotografie, le ricette, le letture che mi mandate a imhcalibuno@libero.it per realizzare appunto questo libro e per poi il ricavato devolverlo in beneficenza. Questo è anche uno dei, diciamo così, obiettivi 2023 che mi piacerebbe in realtà realizzare per queste nostre chiacchierate del martedì mattina. Qualcuno di voi poi ha iniziato a parlare di viaggi, anche perché io vi ho detto che insomma mi piacerebbe anche viaggiare un po' di più, soprattutto nel 2023. Qualcuno mi ha invitato anche ad andare a Roma, andare a vedere alcuni paesi, uno di questi, quelli vicino, insomma, a Verona, dove ho detto Verona, città bellissima. Ogni tanto ci torno per visite e quindi è possibile che io possa anche prima o poi, insomma, tornare anche a visitare questo paesino vicino a Verona. Ma dicevo, si parlava di viaggi e quindi di viaggio abbiamo parlato, soprattutto dei viaggi che non sono troppo organizzati, no? Perché insomma molti di voi mi hanno effettivamente, come si dice, condiviso l'idea di non fare viaggi troppo organizzati, ma vivere anche un po' alla giornata, quindi non sempre sapere cosa si va a fare, non dico gli imprevisti, ma in qualche modo sì avere un'idea di che cosa visitare, ma poi prendersi anche un po' il tempo per se stessi, quello che viene in base al tempo atmosferico, in base al tempo a disposizione, magari si è rimasti addormentati, quindi insomma, bisogna un po' cambiare l'itinerario. Io sono di questi, non sono di quelle che piacciono le cose tutte organizzate, si parlava anche di villaggi turistici, io non ci sono mai andata nel villaggio turistico perché di mio proprio non mi piace. Questa cosa non riesco a gestire, al fatto che mi dicano tutto cosa devo fare nei vari orari. Lo facevo in colonia quando ero piccola, ma lì era diverso, mi piaceva perché poi ero piccola, ero con amici e quindi insomma quello bene o male ci stava. Invece adesso pensare di essere adulta e dovermi far dire che cosa devo fare, in questo sono un po' più restia, ecco. Ecco perché
insomma, si è parlato quindi di viaggiare in modo diverso. Tra le altre cose, mi piacerebbe, nonostante insomma io non ami il villaggio, invece provare la crociera. Subito sono state riprese e mi hanno detto: ma come la crociera è come il villaggio? Cioè, alla fine devi fare, devi fare, devi fare. Sì, anche no, non lo so, però forse la crociera, non lo so, il fatto di viaggiare su questa nave, non lo so, non lo so perché, però non so, sapete, ci sono quelle cose ogni tanto che si ha voglia di provare, di fare, nonostante tutto, ecco, nonostante anche i viaggi che si sono fatti. Bene, questo è un po' quello che ci siamo detti oggi. Come sempre, insomma, il mio appuntamento è quello di ritrovarci anche martedì prossimo. Non lo so che cosa andremo a raccontare, adesso penso un attimo. Nel frattempo ancora un po' di viaggi da farvi vedere, un po' di anche una seconda parte dedicata ai vinili che non avevo ancora messo, quindi insomma avremo modo comunque di stare insieme, questo assolutamente sì. Per cui intanto vi ringrazio per essere stati con me in questa giornata, in questo martedì. Vi rinnovo ancora gli auguri di un buon 2023, di un sereno 2023, e vi aspetto. So che insomma su di voi posso contare. Io oggi non stavo benissimo, un po' di raffreddore, un po' di mal di testa, ma comunque stare in vostra compagnia mi ha risollevato. Quindi un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Vi aspetto martedì prossimo, mi raccomando. Ciao!